Tendi Felicia, Cibus 2016. Peppe Zullo, siamo in questo stand perché? Perché tu sei diventato il testimone di questa grande azienda sulla pasta di legumi. Sono entrato nella mia parte, perché quando parliamo di questi prodotti, è un prodotto naturale, genuino, bio, e che dà la possibilità di far mangiare i legumi anche ai bambini, io sono felice, perché tu sai il mio grande lavoro, specialmente anche col mio ristorante nell'orto, portare i bambini e far assaggiare i prodotti. Però quando i bambini i legumi li guardano con occhio strano, con questa pasta noi arriviamo all'obiettivo. E poi è una pasta straordinaria, perché facciamo felice quelle persone che purtroppo, ecco, hanno problemi con il glutine, facciamo felice quelle persone che vogliono mangiare dei prodotti sani e vegetariano, ma anche i vegani. Perciò abbiamo un prodotto che per noi cuoche diventa un prodotto eccezionale, che ci fa lavorare bene e ci fa dare un bellissimo messaggio. Complimenti a Felice, perché hanno fatto veramente un prodotto straordinario. Piero Netti invece è lo stratega di questa cosa. Io sono un pensatore, sono semplicemente felice di poter introdurre quelli che sono i veri artefici di questa storia che sta iniziando adesso, che non so dove ci porterà, ma ci porterà lontano, che sono i fratelli Andriani. E adesso passo la parola a Michele. Io sono contentissimo di condividere con Zullo oggi lo show cooking al Cibus di Parma, è un evento molto importante per noi. Due parole sul progetto: il progetto è nato per necessità commerciali, chiaramente, per poter dare la possibilità al marchio Felicia di essere apprezzata non solo per il prodotto senza glutine tradizionale, ma anche poter offrire qualcosa di più, ma anche un sentimento locale, tradizionale. Noi veniamo da una terra, anche quella che condividiamo con Beppe Zullo, con Pier, con tutti i nostri venditori, che è la Puglia. È una terra dove il legume è sempre stato prodotto, consumato, fa parte della nostra tradizione culinaria, e oggi riusciamo anche a stringere degli accordi con gli agricoltori, laddove possono vedere finalmente trasformarsi i loro prodotti in un ambito più moderno, più innovativo, che è l'obiettivo del Cibus. Mio fratello si occupa del commerciale e a lui il compito di promuovere, di distribuire questo prodotto in tutto il mondo. Salve, prima di tutto vorrei ringraziare tutti qui presenti. Poi noi siamo molto felici, entusiasti di esserci fidanzati con Peppe Zullo in questo progetto, perché essendo lui il massimo esponente della cucina contadina, quale miglior testimonial, ambasciatore per un prodotto che viene proprio dalla terra. Facciamo un grande bel cin cin con la pasta di legumi. Mi riconosco. Cin cin, cin cin, voilà.